proseguono i lavori come da progetto al Lido di Fano per la realizzazione della vasca di contenimento prevista per prevenire frequenti allagamenti in Piazzale Amendola e Viale Carducci. Questa mattina l'assessore Fanesi ha fatto il punto della situazione sull'andamento dei lavori, in quanto in questi giorni era previsto il passaggio del tubo per defluire l'acqua piovana dal Lido verso il Porto Canale, operazione che, come ha affermato l'assessore preposto, è stata slittata di una settimana. I motivi di tale rinvio sono dovuti, spiega Fanesi, all'attuazione di un'operazione più costosa rispetto a quella prevista dal progetto iniziale, in modo da evitare disagi alla circolazione. Durante lo svolgimento dell'operazione, gli addetti ai lavori si sono accorti che a 6 metri di profondità, all'altezza di via 11 Febbraio, è presente uno strato di materiale poroso che avrebbe impedito, da come dicono, il tiraggio del tubo, comportando di conseguenza l'attuazione di un secondo provvedimento che però era già stato delineato come da progetto iniziale, ovvero il passaggio del tubo attraverso una trincea sopra il manto stradale nel tratto iniziale di via 11 Febbraio, che sarà chiusa al traffico per circa una settimana, rientrando così nei costi preventivati dell'amministrazione comunale. Novità in termini di viabilità invece riguarderanno la riapertura giorni al traffico di via Spontini e dunque sarà riportato il senso unico di marcia in viale Cairoli, con il ripristino dei parcheggi momentaneamente eliminati.